Buonasera, ben arrivati a questa scuola della cattedrale dedicata a un tema di grandissimo interesse, penso un tema trasversale che tutti tocca, il grande racconto delle religioni, un racconto curato da Giovanni Filoromo con tanta maestria e con tanta competenza, e scritto proprio per mostrare come il tracciato della religione sia in un certo modo il tracciato opposto a quello della filosofia contemporanea, moderna, contemporanea. Cogito ergo sum, dice la filosofia moderna partendo da Cartesio, e invece l'uomo parte a pensare dal cosmo. Sono dentro un cosmo che mi abbraccia, che mi ha accolto, vado verso un luogo che non conosco, e proprio in questo ambiente oggettivo nel quale sono stato progettato scopro un Dio che è prima il Dio delle forze del cosmo, il Dio delle forze umane, poi alla fine un Dio trascendente, un Dio che è al di sopra, al di fuori, che è unico. È bellissimo questo racconto, perché ci porta davvero a scoprire la profondità della nostra identità di uomini. Ho già parlato troppo, io do subito la parola al moderatore dell'incontro, Armando Torno, che guiderà appunto questa scuola della cattedrale con i tre personaggi che in parte già conoscete. Abbiamo una new entry che è il professor Andrea Polcaro, archeologo, è il primo archeologo che invitiamo, vero Armando? Sì, sì. Non l'ultimo, è il primo, dicevo, non l'unico, e non è nemmeno l'ultimo. Buona serata. Bene, grazie Monsignore e buonasera e bentrovati a questa scuola della cattedrale che diciamo sarà un'odissea intorno al racconto delle religioni di Giovanni Filoromo. Io dirò semplicemente che Giovanni Filoromo è uno dei più grandi storici delle religioni che l'Italia ha avuto, era professore di storia del cristianesimo, ma penso che tutti avranno più o meno consultato, avranno avuto occasione di consultare i 5 grossi volumi di storia delle religioni che ha diretto per la Terza negli anni 90 e gli innumerevoli libri che ha curato per la Terza, per Einaudi, per altri editori, per Morcelliana, eccetera, eccetera. Questa sera, diciamo così, non dico che questa è un po' la sintesi della sua vita, ma è una serie di riflessioni che ci inducono a riflettere sulla religione, quindi su un tema che riguarda da vicino quello che diceva Monsignor Borgonovo, chiaramente coinvolge un po' tutti, perché tutti, prima o poi nella vita, ci poniamo una certa domanda, e questa domanda è appunto legata al tema religioso. Allora, io sono moderatore, devo scomparire, vi posso assicurare poi che Andrea Polcaro, che è qua stasera, professore, poi lo presenteremo, domani sera parte per uno scavo in Iraq, ma è riuscito a essere con noi questa sera, quindi lo ringraziamo, ed è il primo archeologo, ma non l'ultimo. Poi faremo anche delle serate di archeologia quando magari avranno scoperto un tesoro o qualcosa del genere, insomma, questo ce l'ha promesso. Chiaramente non potremo portare il referto perché sarà impossibile, però è, diciamo, una new entry molto interessante. Allora, professor Filoromo, che io ricordo ha insegnato storia del cristianesimo all'Università di Torino e ha scritto e curato, organizzato, diciamo, centinaia di volumi, per non dire forse qualcosa di più, e questo libro è nato, diciamo, da un'esperienza formidabile. E la prima domanda che posso fare è un po' questa: quando si parla di storia delle religioni, che cosa si intende? E poi se ci può rivelare, se le può rivelare ai nostri gli ascoltatori, due idee importanti che l'hanno guidato un po' a scrivere questo libro, perché effettivamente un libro di questo genere è anche un libro fatto di scelte, perché poteva fare più volumi, ha fatto un libro leggibile, un racconto affinché tutti potessero in qualche modo accostarsi, leggerlo, eccetera, così. Allora, due idee importanti, una piccola confessione e poi questa storia della religione, che cos'è mai? Sì.
confessione, però lei poi mi assolve. Io ho un elenco di peccati che... No. No, dunque devo dire per tutto il mio ringraziamento per poter essere ancora una volta in questa splendida istituzione, ma mi fermo qui. La prima considerazione è che è un libro su commissione, cioè un libro che mi è stato chiesto da un editore, il Mulino, che ha avuto non solo il coraggio di rivolgersi a me, ma anche di puntare su un argomento che interessa a tutti, ma che pone anche tutta una serie di interrogativi. E lei mi ha posto una domanda a cui non è semplice rispondere. Io per fortuna non insegno storia delle religioni, mi sono accontentato, ho insegnato tantissimi anni storia del cristianesimo, però la storia delle religioni, anche se è difficile da precisare, è una materia estremamente affascinante, è una materia storica ed è una materia che si accosta alle religioni ricorrendo a un metodo particolare. Certo, bisogna conoscere alcune lingue, ma siccome non si possono conoscere tante lingue, si parte da un paese che si conosce, una religione, una tradizione religiosa, e poi attraverso la comparazione gli storici delle religioni cercano di allargare il loro orizzonte. E diciamo che ci sono in fondo due grandi famiglie, quegli storici delle religioni che puntano più sulle somiglianze e quegli storici delle religioni, tra i quali mi iscrivo anch'io, nella misura in cui pratico anche questa disciplina, che puntano piuttosto sulle differenze. Sono interessati a confrontare X religioni perché vogliono capire meglio quelle religioni che sono loro più familiari. Ecco, con questo, in modo un po' sintetico, credo di aver risposto alla sua prima domanda. Venendo ora a questo racconto delle religioni, è evidente che non devo parlare di tutte le religioni, non ha senso. Oggi si dispone anche di tutta una serie di strumenti su internet, Wikipedia, eccetera, che danno tante informazioni. Io ho cercato di costruire, come dire, un racconto che nel contempo è un viaggio tra alcuni mondi religiosi in funzione di uno o due idee di fondo. Ecco, quali sono queste idee di fondo? Premetto questo, il libro non ha un vero andamento storico, non è basato, come invece ritengono alcuni miei colleghi, anche amici, per esempio, su una idea di evoluzione della religione. Io parto con due capitoli in questo viaggio, in questo racconto, dedicati a due popolazioni che un tempo si chiamavano primitive, oggi si chiamano religioni indigene. Due esempi che mi sono sembrati, tra tanti, particolarmente interessanti per lo scopo che mi proponevo, poi vi faccio vedere anche alcune immagini relative, e cioè ricordare che esistono delle visioni religiose che io chiamo cosmocentriche e che sono basate, oggi diremmo ecologiche, sono basate su un rapporto profondo dei soggetti religiosi di questi popoli col mondo naturale che li circonda, li nutre, con cui si confrontano con la natura, con il cosmo. E questo è il mio punto di partenza. Nel caso di queste religioni, l'idea del cosmo è centrale, però dal punto di vista, diciamo, strutturale o tipologico, per questo non seguo nel libro un andamento, ripeto, tradizionalmente cronologico o storico, seguo invece un criterio, e questa è la prima idea di fondo, di cogliere alcuni tipi di visioni religiose. La religione, ci sono migliaia di tentativi di definirla, certamente stasera io non ne aggiungo un altro.
Dal mio punto di vista scelgo di presentare una religione come una visione religiosa del mondo, cioè una visione complessiva di una tradizione, di un popolo, che ruota intorno ad alcune idee guida. E queste idee guida sono legate al rapporto primo con la natura, poi col cosmo. Ci sono visioni cosmocentriche, e allora qui, dopo aver presentato queste visioni religiose di popoli indigeni, illetterati, che appartengono a un passato della storia religiosa, mi soffermo nei capitoli successivi, ho dovuto fare delle scelte, su alcuni esempi del nostro passato storico e in particolare il caso della Mesopotamia, la regione mesopotamica. Sarebbe stato bello poter parlare anche dall'Egitto, ma dovevo fare una scelta e ho scelto la Mesopotamia. Nel caso della Mesopotamia il tema centrale è la lotta del caos contro il cosmo. Le parti restanti del libro cercano di far vedere come questa visione cosmocentrica entra in crisi. Ed entra in crisi, e qui porto due esempi, su due livelli, attraverso da un lato la critica di questa visione, che ha luogo in sostanza in Grecia, tra VII e VI secolo a.C., e dall'altro la scoperta di una dimensione trascendente che rompe la centralità e l'immanenza del cosmo. E dunque questa idea che io collego a un'idea di un filosofo, Karl Jaspers, dell'epoca assiale, di un periodo cronologicamente un po' oscillante, ma che insomma è il periodo in cui agiscono i profeti ebraici, agisce un profeta come Zarathustra, agiscono i filosofi greci, e in Oriente abbiamo questa straordinaria riflessione, che è la riflessione delle Upanishad indiane. E dunque la parte centrale del libro è dedicata alla critica del concetto di visione chiusa del cosmo e all'emergere di una idea di trascendenza, che è quella che ha poi dominato la storia religiosa successiva e che apre la porta, e qui vengo alla terza parte, ai monoteismi. Prima la rivelazione profetica ebraica e poi quella cristiana e infine quella islamica. Con questa novità rappresentata dal cristianesimo della centralità della dimensione antropologica legata all'idea di incarnazione. Queste sono, in grosso modo, per rispondere alla sua domanda, le due idee centrali. Non so se ho ancora 5 minuti per... provo, perché adesso passeremo brevemente in rassegna. Il libro ha una caratteristica che lo distingue dai libri precedenti che ho scritto, ma anche che ho curato. Ha un bellissimo apparato iconografico che, dico subito, non ho curato io, è stato curato dalla dottoressa Xella, un eccellente lavoro per il quale la ringrazio pubblicamente, e vorrei darvi rapidamente un'idea con alcune immagini. Ci sono più o meno 200 immagini nel libro che servono da commento e integrazione in vari modi di questi vari capitoli del libro. La prima immagine, qui adesso non potrò commentare, 5 minuti è impossibile, comunque queste immagini seguono i capitoli del libro. La prima rimanda a un tipico rituale di queste popolazioni australiane, il corrobori, con questa caratteristica, giustamente chi ha scelto queste immagini ha tenuto conto del modo in cui la tradizione di queste religioni, erano popoli illetterati, si è confrontata con il passato. Per esempio, in questo caso, l'autore di questo dipinto, in fondo, si chiama William Barak,
vissuto nel 1800 e dunque ha conosciuto la colonizzazione anche violenta dei bianchi, e un indigeno che ha cercato di conservare la sua tradizione attraverso una serie di dipinti che illustrano le dimensioni fondamentali della sua religione, in questo caso la danza rituale. La seconda è invece di tipo più archeologico, riguarda il tema mitologico di questo grande protagonista dei miti australiani, il serpente arcobaleno, che è la figura centrale. Qui, come dire, noi abbiamo in mente il serpente negativo, il serpente della Bibbia, no, qui invece vediamo il serpente come elemento, diciamo, creatore nel cosmo degli indigeni australiani. La cosa interessante è che qui è un reperto che ha circa 3.000 anni di vita ed è il più grande serpente, non, è difficile rendersene conto dalle immagini, per questo vi do il dato, raffigurato nell'arte rupestre aborigena australiana, perché è lungo circa 6 metri. Dunque dovete pensare alle pitture per noi più familiari, no? Di Lascaux, eccetera, di queste religioni cosiddette preistoriche. La terza, quella che viene dopo, l'ultima relativa agli indigeni australiani, anche questa è di un autore moderno, Charles Allungoy, che cerca di, vedete, sembrano degli astronauti, no? In realtà è un autore, che siamo nel 1970, cerca anche qui di riprendere una dimensione fondamentale di questa religione, la presenza degli spiriti delle acque, degli elementi naturali, che vengono disegnati come erano raffigurati tradizionalmente, e dunque ci dà un po' un'idea di una dimensione artistica, pittorica di questa religione che continua nel tempo. L'immagine successiva ci sposta, perché ci sposta al capitolo secondo, riguarda gli indiani del Nord America, quelli che noi, almeno io, ero abituato a vedere da ragazzo a cavallo, con le frecce, urlanti, eccetera. E qui abbiamo un esempio di una danza di questi indiani. Però, elemento interessante, fa parte di una serie fotografica di un autore, Edward Sheriff Curtis, che raccolse centinaia di immagini, fotografie per fissare la memoria di popolazioni che stavano scomparendo. La quinta, successiva, riguarda i Navajo, questa popolazione tipica. Chi legge i fumetti di Tex se li ritrova continuamente, no? I Navajo. Ecco, questo riguarda, come dire, un mito fondamentale, la scoperta del prodotto centrale, il mais, donato da due divinità primordiali. Le due immagini successive sono legate al mondo babilonese. Io adesso dirò solo che cosa sono, poi eventualmente ci ritorniamo. Beh, la prima è celeberrima. È legata alla stele di Hammurabi, museo del Louvre, e nella parte alta di questa stele che contiene il codice di Hammurabi, e l'abbiamo scelta perché rappresenta l'aspetto fondamentale dell'ideologia sumerica, ma che poi è diventata tipica del vicino Oriente antico, della monarchia sacra. La figura più grande è il sole, lo vediamo rappresentato anche come astro, quella più piccola è Hammurabi, che riceve dal sole la, diciamo, sovranità. E l'altra, che qui non la commento, è un'immagine discussa, l'abbiamo messa comunque perché ha una sua bellezza, è stata interpretata come, proviene dal palazzo di Sargon II, siamo nel 721-705 a.C., è stata interpretata a lungo come una figura di Gilgamesh, anche se poi alcuni hanno criticato e ritengono che sia semplicemente una figura di un guerriero. Passiamo alle altre
che riguardano il capitolo che io ho dedicato alla religione della Cina antica come esempio dell'armonia del cosmo. E questa prima immagine tradizionale fissa una caratteristica fondamentale di questa religione, che fa convivere i tre maestri: Confucio con la barba, Buddha e Lao Tse, l'iniziatore del taoismo, questa grande corrente filosofica religiosa che io illustro nel mio libro. E anche le immagini successive sono legate al taoismo. Quella che viene dopo è un'immagine del caos primordiale, il vuoto privo di forme che nel contempo contiene una sorta di uovo cosmico, se volete, che nel contempo contiene tutte le forme. E l'immagine successiva è un tipico disegno circolare che ha una serie di paralleli anche in altre tradizioni religiose, che riproduce questa idea. Passiamo alle due successive, che riguardano il mondo dell'induismo, sul quale poi ritornerà il professor Boccali, dunque sarò rapido. La prima è una rappresentazione di Yama, dio degli inferi, in sella il suo toro nero. L'abbiamo scelta perché c'è un testo upanishadico molto bello, molto importante, il dialogo di Cichetas, che va discesa agli inferi a trovare Yama. E l'altra è classica, è l'insegnamento, è legata alla Bibbia dell'induismo, la Bhagavad Gita, è l'insegnamento di Krishna ad Arjuna, il guerriero, che riguarda un tema fondamentale trattato nella Bhagavad Gita. Arjuna, prima della battaglia, vede questa folla sterminata, prevede che sarà una strage, si chiede se deve uccidere. Krishna gli ricorda il suo dovere, no? Il grande tema del dovere che il guerriero Arjuna deve svolgere. Brevemente, altre due immagini che ci portano nel mondo dei monoteismi. La prima, nel medaglione piccolo, riguarda un tema classico, fondamentale: l'introduzione col monoteismo del concetto di idolo e dunque della idolatria, il grande tema, problema del rapporto tra monoteismo e in qualche modo verità unica e in qualche modo distruzione, dunque violenza, ecco, sintetizzato in questo medaglione. E poi, passando all'immagine successiva, una tra le tante immagini di Chagall, in questo caso del 1979, ne ha fatte tantissime, il modo in cui rappresenta Mosè quando riceve la legge. E ci arriviamo così verso la fine, le ultime due religioni, voi capite, il cristianesimo, ecco, ha migliaia, se non milioni di possibilità iconografiche. Qui ci siamo limitati, se vuol far vedere, a una scelta che riguarda le due fasi fondamentali, non tanto la natività, ma il battesimo come momento cruciale nella formazione di Gesù e nel sorgere della sua coscienza messianica. E ultima scena relativa al cristianesimo, naturalmente, non tanto la passione e morte, ma la resurrezione, il Cristo glorioso. E infine, problema della scelta delle immagini nel caso di una religione aniconica, l'Islam. Ne abbiamo scelte due che fanno parte della tradizione di rappresentazione legate a manoscritti islamici o della Persia o turchi. E il primo è, voi vedete che il profeta, in questo caso, in questa e anche in quella dopo, ha il volto velato, no? A significare che non può essere visto e rappresentato.
Questa prima riguarda l'incontro di Muhammad con un pastore monoteista, sarebbe interessante commentarla, ma non è possibile. E l'ultima è una scena famosa, è quella del viaggio celeste di Muhammad quando sale al cielo sulla sua giumenta Burak. Qui ho parlato anche troppo, ma volevo dare un po' l'idea anche delle immagini del libro. Grazie. Grazie, professor Filora. Professor Giuliano Boccali, ricordo che è già professore di teologia alla Statale di Milano, so che però ha insegnato anche materie iraniche, insomma, poi ma di questo ne parliamo dopo. Allora, professor Boccali, l'ambiente delle Upanishad è stato evocato, molte volte si dicono tante cose, proviamo a inquadrarlo così con... Se vuole... Sì, volentieri, grazie. Rispetto alla traiettoria che ha disegnato il professor Filoramo, che è a mio parere uno dei punti forti del libro, le Upanishad rappresentano il momento, è nella seconda parte del libro, della scoperta dell'interiorità. Un po' di ambiente, siamo nelle foreste intorno a Benares, boschi, fiumi intorno a Benares, è un periodo dove misteriosamente, è stato anche questo evocato dal professor Filoramo nell'immagine di Jaspers del momento assiale, in molte parti del mondo e lì in particolare c'è un'alta concentrazione di ricerca. Vi sono, siamo all'incirca fra il VII e il VI secolo avanti Cristo, in questo ambiente il fondatore del Jainismo, il Mahavira, il futuro Buddha, che sono, non dimentichiamo, principi di sangue reale e quindi appartengono alla nobiltà guerriera. Vi sono abbastanza inopinatamente, perché in India non avranno seguito, ricercatori nichilisti e fatalisti e astrologici. Vi sono i precursori della medicina indiana e vi sono i ricercatori maestri delle Upanishad, di questi testi sostanzialmente esoterici, dove un maestro, ricordo perché è poco noto, fra questi maestri vi sono anche due donne che competono a pari titolo con i maestri dell'altro sesso, che fanno lezione a un gruppo ristretto di discepoli. Upanishad vuol dire seduta, sessione, che siedono appunto ai loro piedi per ascoltare queste l'espressione di queste nuove concezioni. Queste nuove concezioni dei maestri upanishadici prendono le mosse dalla rilettura del sacrificio vedico, cioè dei sacrifici della precedente concezione religiosa indiana. Concezione, diciamo, tradizionale, consueta anche in Occidente, agli dèi si offrono delle oblazioni, molto anticamente forse anche animali, abbastanza presto in India il sacrificio animale cessa, si offrono frutta, grani, fiori e prodotti della natura, chiedendone in cambio dei beni che nella più antica religione indiana sono beni assolutamente terreni, materiali, vita lunga, prole numerosa, armenti numerosi e anche più mondanamente vittoria ai dadi, vittoria alle corse dei cavalli. Ecco, coerentemente con l'altro aspetto di questa svolta che qui avviene, i maestri degli Upanishad rileggono
il sacrificio interiorizzandolo, ossia al divino più che agli dèi, adesso vedremo perché, non si offrono beni obiettivi, beni materiali in cambio di favori, diciamo di favori mondani, ma si offre lo sforzo di conoscenza di se stessi. Il sacrificio diventa, per questa corrente fondamentale del futuro induismo, il sacrificio che ciascun essere umano, se vuole, questi sono fra i primi, compie per conoscere e anche per avere signoria sopra se stesso. Quindi il passaggio nodale è quello dai valori mondani alla scoperta e alla coscienza di se stessi, che comporta, nei casi, non per tutti questi maestri all'epoca, la rinuncia al mondo. Fra questi maestri ce ne sono alcuni, fra l'altro, di sangue regale. Per cui... Ora, quello che il professor Filormo mette in luce con grande chiarezza, che se mi è permesso dirlo ho visto di rado anche negli indologi di professione, è in che cosa consista la coscienza di sé. Cioè, che cos'è questo sé che i maestri upanishadici vanno cercando? Cosa vuol dire diventare coscienti del proprio sé? Significa, all'apparenza paradossalmente, distaccarsene. Cito una breve frase: scoprendo il vero sé o Atman e la sua unione profonda, potremmo dire anche la sua identità, con l'assoluto, il Brahman. Il vero sé si sperimenta, perché non basta capirlo, capirlo è facilissimo. Relativamente facile, si sperimenta disidentificandosi da che cosa? Da quello che l'essere umano abitualmente ritiene il vero se stesso, cioè corpo fisico, le sue passioni, le sue emozioni e le sue facoltà mentali. Ecco, la grande novità che i maestri upanishadici mettono in luce è questo: il vero sé è un sé che viene trascritto simbolicamente con la maiuscola nel testo, come in tutti i testi di storia delle religioni, quando si riesce a sperimentare questa essenza profonda che appare in quel punto quasi come una folgorazione, come identica al sé, all'essere, all'assoluto universale. Concludo questa prima parte forse ce ne sarà anche una seconda, del mio intervento, leggendo un brano del testo al quale tengo, perché è di straordinaria chiarezza nel mostrare attraverso quali scile e carini sono passati i maestri upanishadici, e anche per dare un esempio di questo stile narrativo dell'esposizione, che è uno degli elementi, a mio parere, più affascinanti del libro. Cioè, il libro mantiene quello che il titolo promette, il grande racconto delle religioni, naturalmente nell'impeccabilità della documentazione scientifica. Secondo il loro, leggo, secondo il loro messaggio, cioè dei maestri upanishadici, sia l'interpretazione soggettiva o immanente del divino, sia quella oggettiva o trascendente, sono inadeguate. Un Dio che sia esclusivamente interno è il prodotto del nostro cuore, della nostra debolezza, del nostro desiderio di consolazione e sicurezza. Un Dio, d'altro canto, che sia semplicemente esterno, è il prodotto della nostra mente, che cerca un sostegno e un fine alle sue speculazioni.
Il primo si fonda su un principio psicologico, il secondo su un principio logico. Le Upanishad cercano di risolvere il dilemma proponendo la via dell'autorealizzazione, la scoperta personale del tesoro nascosto. Dio è all'interno e all'esterno di noi, personale e impersonale, mobile e immobile, essere e non essere, trascendente e immanente. E Dio, proprio perché non è limitato da nessuna coppia di opposti. Questo brano, ripeto, è del libro del professor Filora, sì, singolare chiarezza e centratura dell'essenza di questa straordinaria operazione compiuta dai maestri delle Upanishad. Grazie al professor Boccali e ora la parola ad Andrea Polcaro, professore di archeologia del Vicino Oriente a Perugia. Ricordo che domani sera parte per una missione in Iraq e ricordo anche che proprio il suo compito è anche quello di cercare nel mondo religioso mesopotamico e anche tra i sumeri che precedono addirittura la civiltà egizia. Allora, professore, la visione religiosa del mondo mesopotamico, cosa possiamo dire? Sì, allora innanzitutto ringrazio il professor Filoramo e anche la casa editrice Il Mulino per avermi dato occasione di presentare questo libro che ho letto veramente con grandissimo interesse, non solo la parte che mi compete, cioè quella sulla Mesopotamia antica, ma anche tutto il resto, perché oggettivamente c'è un filo rosso che si segue molto bene. Sono d'accordissimo con quello che ha detto il professor Boccali sulla narrazione del libro, che è fenomenale, ti permette di seguire dei fili che vanno dalle religioni più arcaiche fino alle evoluzioni più recenti. Per quanto riguarda l'archeologia, la religiosità della Mesopotamia antica, il capitolo che ne parla del libro è il capitolo 3, che si chiama appunto La lotta del cosmo contro il caos, e questo esemplifica in maniera perfetta la visione religiosa dell'uomo sumero, ovvero il mondo, l'esistenza è un caos primordiale che va ordinato, va controllato attraverso la continua opera dell'uomo, non solo fisica ma anche spirituale. C'è una dicotomia che si segue lungo, se si vuole studiare la religiosità mesopotamica, che è perfettamente esemplificata nel libro. C'è una visione che è prettamente socio-economica, storica, politica della nascita del primo politeismo che si conosce nella storia, cioè quello sumerico, che nasce in un contesto storico importantissimo per la storia dell'uomo. Quando l'uomo decide di lasciare la vita dei villaggi per diventare cittadino. Il modello urbano è l'invenzione più grande della cultura sumerica ed è quello che cambia completamente il modo di vedere il mondo e pian piano anche il modo di vedere se stessi. Lavorando, io lavoro in Iraq meridionale da 4 anni, scavo una missione con l'Università di Perugia in codirezione con la Sapienza Università di Roma a Tel Sur Gul, che è un sito vicino a Nassiriya, una città che è storicamente è anche molto vicina a noi italiani per diversi eventi anche tragici. E innanzitutto abbiamo occasione fortunatamente di girare po', non tanto, perché come potete immaginare gli spostamenti in Iraq sono abbastanza problematici, però anche di vedere siti archeologici diversi rispetto al nostro, quindi inizio mostrandovi un po' di immagini diverse prima di arrivare al nostro sito. E innanzitutto la monumentalità del sacro. In Mesopotamia la prova concreta della presenza degli dèi è data attraverso l'architettura, e niente la simboleggia meglio della ziggurat, il tempio alto, la grande piattaforma che si innalzava al di sopra di tutte le case, di tutti gli edifici, sopra il quale c'era il tempio più importante dell'insediamento, che si doveva vedere lontanissimo in questo panorama completamente piatto, che è la valle alluvionale del Tigri
e dell'Eufrate. La ziggurat essa stessa è il simbolo dell'ascesa verso il cielo e del collegamento fra il cielo e la terra. I Sumeri sono i primi a pensare così in alto così come in basso, quello che c'è in terra deve essere anche in cielo. E la ziggurat è esattamente questo collegamento. Mostra anche l'importanza che aveva la religione nelle prime città dell'uomo. La città stessa nasce grazie alla organizzazione dell'economia e della vita dell'uomo da parte del clero sumerico, che organizza il surplus, quindi diciamo l'eccedenza dei prodotti agricoli della cittadinanza per creare opere pubbliche, che sono poi il sintomo tangibile di una città. Come si distingue una città da un villaggio? Beh, per le mura che la proteggono, per le opere idriche, per il granaio che permette di avere cibo durante tutto l'anno, anche nei momenti di carestia. Quindi un balzo in avanti anche del benessere della vita dell'uomo. Perché lotta costante del caos contro l'ordine, del cosmo contro il caos? Beh, se si guarda il paesaggio della Mesopotamia e dell'Iraq contemporaneo, si capisce, perché l'Iraq meridionale, che è il posto dove i Sumeri sono nati, è una terra in realtà permeata d'acqua, ma è un'acqua che va regolamentarizzata, è un'acqua violenta. Il Tigri e l'Eufrate generano diversi canali e paludi che forniscono l'acqua all'uomo, ma queste vanno organizzate attraverso appunto lo scavo di canali, la gestione delle piene. Queste sono alcune foto, prima avete visto alcuni canali della bassa Mesopotamia, noi lavoriamo nella zona del Dikar, che è appunto la regione fra Basso e Assiria. Questa è una foto del fiume Eufrate che vi fa capire anche l'imponenza. Non sembra violento a vederlo, ma in realtà le sue piene erano estreme, potevano essere estremamente distruttive. E poi il deserto. Il deserto che è sempre pronto a arrivare. Questa è una tempesta di sabbia, se vedo bene l'immagine, sì, che ci ha colto una volta sul sito, addirittura abbiamo perso una nostra collaboratrice perché non si vedeva più neanche in un metro di distanza, abbiamo dovuto girare ore prima di ritrovarla. Bene, il nostro sito, che una volta era una sorta di Venezia, i testi parlano di una città, visto che la dea Poliade del sito che scaviamo era la dea delle acque, era pieno di specchi lacustri artificiali, canali e via dicendo. Adesso è completamente deserto. Non solo, il nostro sito era un porto, era esattamente sulla costa dell'attuale mare del Golfo. Perché? Perché il mare in migliaia di anni si è ritirato più di 200 chilometri. L'attuale Kuwait, stato del Kuwait, che insomma conoscerete attraverso le cronache del passato, non esisteva al tempo dei Sumeri. Era tutto mare. Quindi è bastata la fine della civilizzazione nella bassa Mesopotamia a far avanzare il deserto in una maniera velocissima. Inoltre c'è anche la materia prima, che è terra. L'architettura dei Sumeri è fatta di terra cruda e va costantemente curata, altrimenti svanisce a causa degli agenti atmosferici. Le ziggurat, che erano strutture enormi, pensate avevano 60 per 60 metri di lato alcune, le più grandi, svaniscono in pochissimo tempo se non mantenute attraverso una cura di un intonaco che veniva posto sui mattoni per evitare che la pioggia violenta, ma molto violenta può essere la pioggia in quei posti quando arriva in pochissimi momenti dell'anno, avrebbe sciolto completamente il materiale. Quindi questa lotta continua con la natura, con gli agenti atmosferici, per mantenere cosa? Mantenere la città, che è simbolo di civiltà per i Sumeri. È essa stessa espressione più sacra dell'uomo. E Uruk, la prima città, la città del mitico re Gilgamesh, che è il protagonista di uno dei racconti religiosi più importanti della Mesopotamia, che il professor Filoramo, di cui il professor Filoramo parla nel libro, è esemplificativa di questo. Perché? Perché Uruk è la prima città della storia, fondata appunto nel IV millennio a.C., con un'area
un'acropoli sacra, cioè solo con grandi templi fondamentalmente, che però gestivano anche tutta l'amministrazione, l'economia, la vita della città. Queste sono altre foto del sito meraviglioso, peraltro, di Uruk, una città enorme, estesa più di 200 ettari, è uno dei siti archeologici più grandi dell'Iraq meridionale, scavato da una missione tedesca che da poco ha ripreso gli scavi con grande difficoltà, perché è una zona tribale molto isolata in Iraq meridionale, non vicina a una grande città, è anche difficile lavorarci. E questo è uno dei templi più antichi di Uruk, lo Stengebau, l'hanno chiamato i tedeschi, interpretato in maniera alterna come il mausoleo del mitico re Gilgamesh o un tempio dedicato agli dei sotterranei. La cosa meravigliosa è che questo tempio, in parte sotterraneo, ipogeo, era un tempio in parte sepolto da quella che veniva chiamata la terrazza di Anu. Anu era il dio del cielo. E la terrazza di Anu è una sorta di proto-ziggurat, cioè il primo tempio alto che viene costruito dai Sumeri. E proprio questo tempio alto sotto ha un tempio ctonio. Questo fa capire la connessione fortissima cosmologica che c'è fra cielo, terra e inferi. Se vedete anche le geometrie architettoniche, fa capire come il tempio stesso è la volontà di geometrizzare la natura, antropomorfizzare la natura. La ziggurat stessa è la montagna sacra. Quindi l'uomo plasma il cosmo a propria immagine nel mondo dei Sumeri. E questo l'ho messo perché è un meraviglioso oggetto che si trova viene da Uruk, anch'esso del IV millennio a.C., è un vaso sacro, veniva usato per i rituali, è completamente decorato in alabastro, è preservato al museo di Baghdad, attualmente tra l'altro ricostruito grazie allo sforzo dei colleghi dell'Università di Torino, che stanno facendo un lavoro meraviglioso proprio all'Iraqi Museum di Baghdad, come sapete è stato devastato durante la guerra. Questo stesso oggetto è stato spaccato in più punti, è stato restaurato recentemente proprio al lavoro degli italiani. Io ci tengo sempre a dire che non siamo solo noi dell'Università di Perugia, o i colleghi di Roma, ma sono tantissime università italiane che da tempo lavorano in Oriente e noi siamo attivissimi soprattutto nel campo del recupero delle opere d'arte e nella loro conservazione. Questo è un vaso che mostra qual è il ruolo dell'uomo in tutto questo panorama che vi ho appena fatto. Qual è il compito dell'uomo per i Sumeri? Servire, cibare gli dèi. Gli dèi si nutrono attraverso i sacrifici e l'uomo nasce, vive e muore solo per permettere agli dèi di sostenersi. È molto bello perché rappresenta anche tutta la visione del cosmo. In basso vedete l'acqua primordiale, quindi l'origine del tutto, poi la vita vegetale che dall'acqua nasce, poi la vita animale che si ciba di quella vegetale, poi l'uomo, rappresentato in una teoria di devoti, nudi, perché la nudità è fondamentale nell'approccio al divino, è un simbolo di purezza, che portano doni, frutti, pani, verso il registro più alto decorato del vaso, che mostra una scena all'interno di un tempio con una divinità femminile, che è la dea Inanna, la dea Venere per i Sumeri, legata sia alla vita, quindi alla fertilità, all'amore, ma anche alla morte, alla guerra e alla distruzione. Molte divinità importanti del pantheon sumerico hanno una doppia visione, non sono né bene né male, non è ancora arrivata questa visione, esatto, sono ancora appunto entrambe le cose. E, vi faccio solo vedere velocemente qualche immagine del nostro sito archeologico, in particolar modo alcune scoperte che hanno a che vedere con la religiosità e col sacro. I due colli che vedete non sono in realtà colli, il nostro sito sono circa 70 ettari, appunto il nome della città è Nigin, la città delle acque, dedicata appunto alla dea Nanshi, dea degli uccelli acquatici, dei pesci e del mare. E quei due colli sono i due edifici principali della città. Questo è quello che succede ai grandi edifici in crudo quando passano migliaia di anni, si sfaldano. Quindi quando voi nel panorama piatto della Mesopotamia vedete delle colline,
Quelle colline in realtà sono tell, come li chiamano gli arabi, cioè delle colline artificiali formatosi con la sovrapposizione degli edifici crollati e a volte ricostruiti uno sull'altro. E infatti sono i due templi principali della città, verosimilmente dedicati uno alla dea Nanshi, la dea delle acque, il più grande, e l'altro a suo padre, il dio Enki, il dio della saggezza, il demiurgo dei Sumeri, che così spesso anche torna nel capitolo giustamente del professor Filodramo del libro. E, gli scavi sono iniziati nel 2012, abbiamo fatto diverse campagne di scavo, abbiamo avuto la fortuna di incontrare dei contesti particolari archeologici. Questo è un edificio chiamato l'edificio A, sì, che erano praticamente cucine templari. Abbiamo trovato questi grandi forni, anche di tipo diverso, per produrre birra o altri tipi di alimenti, in ogni stanza, e poi magazzini per immagazzinare tantissime quantità di cibo. Il cibo, come anche è scritto nel libro, per la mentalità mesopotamica è sacro, sempre, fondamentale, è il sostentamento dell'uomo ma anche degli dèi. In questo stesso edificio abbiamo trovato, a parte queste giare che ci piacciono molto, non troviamo le cose intere decorate, ma archeologi, datano l'edificio al 3100 a.C., più o meno, quindi siamo proprio all'inizio dello sviluppo urbano, e erano fatte proprio per tenere, conservare dei liquidi, probabilmente birra, da redistribuire in occasioni delle feste religiose. Come venivano distribuiti questi cibi, queste bevande? Attraverso queste ciotole, che sono state trovate in grande quantità. Gli studi archeologici sono molto chiari. Queste ciotole hanno tutte la stessa dimensione e forme leggermente diverse, ma standard. Sono proprio unità di misura con cui veniva distribuito il cibo in occasione delle grandi feste. Prima di tutte, dicono i testi, ci sono molti testi che parlano del nostro sito, che non vengono dal nostro sito, ma vengono dalla capitale Lagash, che era la capitale dello Stato Sumero, di cui la nostra era una delle tre città più importanti. Parlano di questa grande festa del nuovo anno, fatto ovviamente durante l'equinozio di primavera, che era l'inizio dell'anno per i Sumeri, ma per tutti i mesopotamici, nel quale in onore della dea Nanshi il clero distribuiva grandi quantità di cibo alla cittadinanza. Questi sono altri scavi in un altro punto, cioè la parte alta, quell'edificio che avete visto prima si trova proprio alla base della collina più grande che vi ho fatto vedere, e qui siamo invece sul declivio, sulla sommità della collina. È estremamente difficile scavare una, tra virgolette, ziggurat, ma è verosimilmente quello che noi stiamo scavando. In basso a destra voi vedete la ziggurat di Ur, che ovviamente non è stata trovata così da Sir Leonard Woolley alla fine dell'Ottocento, archeologo inglese che ha scavato il sito biblico peraltro di Ur, ma è un restauro fatto da Saddam Hussein in epoca abbastanza recente, anche abbastanza invasivo, devo dire, che però comunque ha mantenuto la struttura, quindi non si trova così una ziggurat quando si scava, ma si trova come la stiamo scavando noi. Quindi immaginate anche la complessità, date le dimensioni, ci vorranno verosimilmente molti anni per riuscire a portarla alla luce. E questo edificio, questa ziggurat principale o tempio alto, preferisco chiamarlo, dell'insediamento, è citata, questo è un oggetto molto bello che abbiamo trovato sulla sommità di quella collina, è una flacchetta di argilla che raffigura un uomo toro che tiene in mano l'anta di una porta, perché gli uomini toro sono coloro che spalancano le porte del cielo agli dèi all'alba e al tramonto e le chiudono all'alba, e sono divinità fortemente connesse alle ziggurat, ai templi alti. Non sono dei principali, sono come angeli, sono servitori delle divinità astrali. E quello che volevo far vedere, ecco, era questo. Queste sono iscrizioni cuneiformi che abbiamo trovato in grandi quantità sia sull'edificio più importante, quindi sul colle principale, sia alla base, che sono iscrizioni di un re, Gudea, peraltro un re che trovate menzionato nel volume di Filoramo, Gudea di Lagash, un sovrano molto potente della dinastia di Lagash, il quale dice: ho costruito qui, in questa città, il tempio Sirara per la dea Nanshi.
Quindi noi dalle iscrizioni cuneiformi sappiamo che stiamo scavando il tempio più importante di questa divinità, che è la Dea Nanshi, e che si chiamava Sirara. Una cosa molto... a destra vedete una statua conservata al Museo del Louvre del re Gudea di Lagash, che gli piaceva molto raffigurarsi. Abbiamo tantissime statue indiorite del sovrano Gudea, e peraltro sono tutte iscritte e parlano delle sue grandi opere pubbliche. Era un re costruttore, insomma, esatto, cioè ci doveva trovare un modo di propagandare le proprie opere. E cosa dice di questo Sirara? È interessantissimo, perché questo Sirara non era solo un tempio dedicato alla dea delle acque, ma era il principale santuario dell'oniromanzia in Mesopotamia, cioè dell'arte divinatoria dei sogni. La divinazione, come dice alla fine del capitolo Filoramo, era essenziale per i sumeri e in generale per i popoli mesopotamici. Praticamente tutte le tecniche divinatorie, anche tardi, del nostro occidente vengono da lì fondamentalmente. E l'arte di interpretare i sogni era molto importante, ed era il centro principale, era proprio la nostra città di Nigin. Il re Gudea faceva questi viaggi in barca da solo, come dei ritiri spirituali, raggiungeva in barca il Sirara, che era circondato dalle acque, e come vi dicevo prima, il nostro sito dentro doveva avere degli specchi d'acqua artificiali accuratamente costruiti per richiamare il paesaggio acquatico ai fedeli, andava sul tempio alto, dormiva una notte e al mattino i sacerdoti della dea interpretavano i sogni del sovrano, e così lui sapeva cosa doveva fare nei giorni seguenti. Uno di questi pellegrinaggi sacri dedicati alla divinazione dei sogni dà a Gudea una visione importantissima, perché gli dice che dovrà costruire un tempio particolarmente sontuoso per il fratello della Dea Nanshi, il dio di Ningirsu, dio della guerra, proprio nella capitale, appunto Lagash. Questo Polcaro ha fatto una galoppata fenomenale. Una domanda a testa proprio per chiudere questo incontro, brevissima. Professor Filoramo, perché il libro va verso il monoteismo? Considera il monoteismo la migliore delle religioni possibili? Beh, lei mi attribuisce una qualità che non ho, cioè fare una scala di valore, è quello che lo storico per principio non deve fare. No, io seguo una certa logica di sviluppo, però segnalo anche quelle che sono delle rotture radicali. Ora, il monoteismo biblico è indubbiamente una, quella del Deutero Isaia, eccetera. Qui parlo in casa, dunque non ho bisogno di... È evidentemente una rottura radicale, è una novità religiosa radicale. La domanda potrebbe essere piuttosto questa: oggi che cosa ne è di questa invenzione? No, qui me la cavo con una battuta e concludo. Ho partecipato recentemente a un convegno di sociologia organizzato da un mio caro amico, che tra l'altro è un sacerdote, dedicato alla spiritualità senza Dio. E cioè, secondo questa lettura che oggi è di moda tra i sociologi della religione, ormai noi rimane la spiritualità, ma priva di questo oggetto, soggetto forte che è Dio. Ebbene, permettetemi di dire, il mio libro è scritto anche tra le righe, e questo è un po' contro questo tipo di interpretazione. Dio come realtà forte, parlo come storico, non come credente, è una dimensione che può essere stata eclissata, ma che rimane centrale anche nel nostro orizzonte religioso. Questa risposta, che è molto bella, devo dire, e anche degna del professor Filoramo. Professor Boccali, lei è stato anche professore di iranologia, Iran, Zoroastro, Zoroastrismo. È nato lì il problema del male?
No, il problema del male è che sia nato con l'uomo. È nata lì, o è stata elaborata lì, perfezionata, una delle due possibili, non diciamo soluzioni, ma impostazioni del problema. Fondamentalmente, riprendo il professor Filoramo, che imposta con molta chiarezza il tema. C'è una visione ottimista del male, che è quella, per esempio, di Sant'Agostino. Il male è privatio boni, assenza di bene. E poi c'è una visione pessimista, ossia il male è reale, è a sua volta un principio divino. E questa è la posizione di Zoroastro. Siamo verosimilmente nel VII-VI secolo in una vasta area, diciamo ricompresa fra l'Afghanistan e il Turkmenistan attuali. La visione di Zoroastro è fondamentalmente monoteista. Il Dio unico, poi vediamo, è Ahura Mazda, cioè il Signore che pensa, il Signore portatore del pensiero. Ed è essenzialmente buono. Ma il dualismo da lui si origina con la generazione di due spiriti gemelli, il pensiero buono e il pensiero malvagio. È come se, questo è un punto interessante, credo, Ahura Mazda, ravvisando in sé la tendenza anche del male, la obiettivasse in questi due pensieri, questi due spiriti, se preferite, per lasciarla sviluppare, in modo che il conflitto si concretizzi, quindi non resti latente, e si possa concludere alla fine dei tempi con la vittoria del bene. L'uomo è dotato da parte di Ormazd di libero arbitrio e se sceglie il bene, la verità, Asha in avestico, collabora positivamente con l'opera di Ahura Mazda. L'uomo, se sceglie appunto la verità, il bene, aiuta l'opera di Dio. E come pure è positiva per lo zoroastrismo la creazione, che funge per così dire da punto di riferimento all'opera umana. Cioè Dio ha posto per esempio l'alternanza di oscurità e luce, l'alternanza delle stagioni, lo scorrere delle acque piuttosto che la siccità come grandi punti cardinali, grandi punti di orientamento seguendo i quali l'opera umana contribuisce all'opera del creatore. Anche in questo caso, quindi un po' perigliosamente, ma Zoroastro riesce a tenere insieme il monoteismo e il problema del male, come questa esistenza oggettiva nel mondo. La derivazione sarà, come è noto, il manicheismo, dove invece le divinità, una positiva e l'altra negativa, sono entrambe concretamente affacciate fin dalle origini. Concludo con qualche parola, perché mi sembra molto efficace anche in questo caso, è sempre molto efficace, ma qui proprio in scena questa scoperta di Zoroastro. Le implicazioni religiose, scrive il professor Filoramo, ma anche filosofiche ed etiche di questa concezione, sono straordinarie. Per la prima volta nella storia religiosa dell'umanità, l'uomo è messo di fronte a uno scontro drastico e assoluto tra i due principi, quello del bene e quello del male, simmetricamente contrapposti, che nella tradizione zoroastriana successiva saranno accompagnati da un corteo di ipostasi, angeli e demoni, è noto, angelologia e demonologia provengono prevalentemente dal mondo iranico, assistenti buoni e malvagi. Attraverso i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni, durante la sua vita l'uomo è chiamato a scegliere tra questi due principi.
Non ne va soltanto del suo destino terreno, ma anche di quello ultraterreno, che in questa nuova prospettiva acquisisce un ruolo decisivo. Professor Poltiaro, lei ha parlato di scavi, di vasi, di immagini, di edifici, di architetture che risalgono anche a 4.000 anni fa, almeno a 4.000 anni avanti Cristo, 7.000, 6.000 anni fa. E abbiamo visto come nei paesaggi è rimasto qualcosa di questo mondo arcaico, ma forse ancora presente. Allora le chiedo, cosa è rimasto della religiosità mesopotamica nel mondo iracheno di oggi, sconvolto da guerre, da violenze e da altro? Ovviamente c'è un distacco lontanissimo tra la religiosità islamica e quella orientale preclassica, però in contesti molto rurali, come per esempio appunto il posto dove lavoriamo noi, cioè l'Iraq meridionale, lontano dalle città, in quelle che vengono chiamate le marshland, cioè le zone paludose del sud dell'Iraq, tra la valle del Tigri e la valle dell'Eufrate, alcune tradizioni sono incredibilmente rimaste nei millenni. Una di quelle che colpisce in assoluto di più, questi sono altri incensieri, ecco, questi sono, è la classica accoglienza degli sceicchi. Ovviamente in quel luogo i capi religiosi sono anche i capi politici e anche abbastanza separati come controllo dal governo centrale, e hanno molto potere gli sceicchi, che sono un po' capi tribali, un po' capi religiosi, e ogni volta che bisogna fare qualcosa bisogna consultare tutta la comunità degli sceicchi, che deve approvare. Lo dicono anche per esempio la scelta degli operai che noi ovviamente impieghiamo sul sito archeologico, perché ogni famiglia deve essere giustamente ricompensata, quindi non si può prendere un operaio da una famiglia rispetto all'altra se lo sceicco non è d'accordo. Ecco, queste riunioni decisionali, come tutti i benvenuti, vengono fatti davanti a questi modif, si chiamano, lo vedete in fondo, che è una capanna fatta di giunchi intrecciati, con un design, diremo, molto particolare, molto peculiare. Questo design che voi vedete architettonico di questa capanna molto complessa e grande è identico alla capanna sacra della dea Inanna, cioè la dea Venere, presso i Sumeri. Ci sono delle iconografie che raffigurano questa capanna sacra identica, datate al IV millennio a.C. Ancora oggi fanno questo luogo sacro, perché è il luogo di riunione del potere religioso, diciamo, esattamente nello stesso identico modo. Questo è l'interno, dove di solito ci accolgono con grandi pasti. E qui veniamo all'altra cosa, il cibo. L'uso del cibo come elegante, sia sociale, ma anche come espressività della religiosità, dell'accoglienza, è essenziale ancora nelle tribù sciite del sud dell'Iraq, cosa che si è invece completamente persa presso i musulmani sunniti delle grandi città, per esempio, o della zona levantina, che sono cambiati moltissimo nel corso del tempo. Questa immagine possiamo chiudere la serata. Magari se Monsignor Bordonovo volesse magari aggiungere qualcosa, io mi limito soltanto a dire che la prossima scuola della cattedrale, prima di Natale, sarà il 3 dicembre e verranno degli studiosi per parlare della Bibbia commentata dai padri. È un'opera gigantesca, sono 29 volumi che stanno uscendo, anzi diciamo che con l'incontro del 3 dicembre saluteremo proprio l'apparizione, la prossima apparizione del 29esimo volume, e questa coedizione tra Città Nuova e altri editori americani è veramente un caso unico nella lettura, nell'esegesi biblica. E di questo parleremo anche dei Vangeli, parleremo ovviamente di come sono stati commentati i Vangeli della Natività, faremo un po' il Natale con quest'opera. Ricordo poi che questa serata sarà disponibile fra un paio di giorni sul portale del Duomo, poi la riprendono anche altri siti, però io devo raccomandarvi, se cominciate a guardarla, schiacciate appunto il portale del Duomo e ci troverete registrati. Monsignore, se vuol aggiungere qualche cosa, magari... direi che un saluto
dopo questo viaggio tra i Sumeri, Zoroastro e ovviamente tutte queste religioni, io sono leggermente confuso e do a lei la parola. Non voglio concludere, voglio però leggere un salmo che riecheggia molti dei temi che abbiamo ascoltato. Anzi no, non leggo il salmo, leggo l'inizio proprio di Genesi in una traduzione che forse vi potrà lasciare stupiti, ma vi assicuro che è comunque una traduzione letterale. Riprendo il testo perché la memoria tradisce. Allora, mi ha colto in fallo il nostro Armando, abbiate pazienza un attimo che vado a prendere questo testo. No, non voglio riassumerlo. Leggo solo una parte perché il capitolo, come sapete, il capitolo primo è abbastanza lungo e passa in rassegna tutti i giorni del creato. Leggo solo l'inizio e il sesto col settimo giorno. All'inizio Dio crea cielo e terra, la terra è landa desolante, tenebra al di sopra di abisso, un vento divino si libra sulla superficie delle acque. E Dio pensa vi sia luce, e appare luce. Dio ammira la luce davvero bella, separa luce e tenebra, e chiama giorno la luce e la tenebra chiama notte. Segue la sera e poi il mattino, giorno dell'uno. Poi Dio pensa, facciamo l'umanità a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici e selvaggi, su quanto striscia sul terreno. Dio crea l'umanità a sua immagine, a immagine divina la crea, maschio e femmina li crea. Dio li benedice e dice a loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e regnate su di essa, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su quanto striscia sul terreno, a tutti gli animali terrestri e a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sul terreno e nei quali è alito di vita, ogni forma di vegetazione io do in cibo. Così avvenne, così avviene. Dio ammira tutto quanto ha fatto, davvero molto bello. Segue la sera, poi il mattino, sesto giorno. Così sono portati a compimento cielo e terra e tutte le loro schiere. Nel settimo giorno Dio porta a compimento il suo lavoro fatto. E nel settimo giorno si riposa da ogni suo lavoro eseguito. Dio benedice il settimo giorno e lo dichiara suo, perché in esso si riposa da ogni suo lavoro che ha creato per la realizzazione. Questa è la storia di cielo e terra nel loro essere creati.
ricordo soltanto che è una nuova traduzione del libro della Genesi ed è stata fatta da Monsignor Borgonovo. Ecco, lo dico mentre uscite. Thank you.